Nato a Genova il 9 gennaio 1862, quarto di cinque fratelli, in una famiglia benestante, questo studioso di ricerca psichica ebbe una parte considerevole nello scenario della cultura parapsicologica, sia italiana che internazionale, della prima metà del 1900. Fin da bambino, Ernesto Bozzano dimostrò notevole interesse per lo studio e fu un vero trauma quando, all'età di 14 anni, il padre lo costrinse a terminare gli studi e lo obbligò a intraprendere una carriera a lui non congeniale. Nonostante ciò, la passione per lo studio non lo abbandonò ed è in quel periodo che Bozzano si dedicò soprattutto a letture di carattere umanistico e filosofico. L'approccio alla filosofia spiritualista fu negativo. Si rivolse perciò a quella scientifica, approfondendo il pensiero positivista, di cui divenne uno strenuo sostenitore. Con queste basi non poteva che giudicare negativamente la fenomenologia paranormale, che cominciava ad essere di moda verso la fine del secolo scorso. La lettura di alcuni articoli apparsi sulla rivista di psicologia Review Philosophique, a cui era abbonato, lo costrinse però a dedicare una certa attenzione al paranormale. Fra questi articoli, uno riuscì a vincere le sue resistenze di positivista. Dopo un lungo travaglio interiore e da quel momento, soprattutto dopo la lettura di due opere famose, I fantasmi dei viventi di Gurney, Myers e Podmore e Animismo e spiritismo di Alessandro Aksakov, cominciò la sua avventura nella ricerca psichica. Lunga e fruttuosa è stata la laboriosa attività pubblicistica che lo impegnò nel campo della ricerca psichica, sia con articoli che con monografie tradotte in molte lingue. Infatti, la credibilità e la serietà del lavoro di Ernesto Bozzano furono riconosciute sia in Italia che all'estero. Fra le numerose riviste italiane ed estere con cui collaborò, vi era anche Luce e Ombra, pubblicazione fondata nel 1900, ed interessanti sono i resoconti delle sedute medianiche a cui egli poté partecipare. Innumerevoli sono gli incontri importanti che ebbero luogo durante il corso della vita di Ernesto Bozzano, soprattutto epistolari. Egli tenne corrispondenza con i maggiori ricercatori del paranormale, senza mai partecipare personalmente a congressi nazionali ed internazionali. Rilevanti furono gli incontri con Miss Maud Bube e con Gastone De Boni. Bozzano instaurò un forte legame con entrambi. La Bube, con cui era entrato in corrispondenza agli inizi degli anni 20, fu una sua valida collaboratrice. Di famiglia benestante, la Bube si era assunta l'onore di inviargli regolarmente le pubblicazioni avvenute in Inghilterra, in questo campo di studio. Grazie a questo continuo aggiornamento, Bozzano poteva conoscere le novità nella ricerca psichica. Inoltre, per merito delle traduzioni di Miss Maud, gli articoli di Ernesto Bozzano poterono essere pubblicati sulle riviste anglosassoni. Ancora più importante fu l'incontro nel 1929 con Gastone De Boni, con il quale instaurò un vero e proprio sodalizio grazie alle molte affinità che li legavano. Ernesto Bozzano aveva capito che il suo erede spirituale non poteva essere che Gastone De Boni, pertanto destinò a lui la sua ricca biblioteca, costituita da importanti e fondamentali testi sulla ricerca psichica. L'ultimo periodo della sua vita fu molto infelice a causa di problemi economici e di salute e si spense all'età di 81 anni, il 24 giugno 1943, nella piena convinzione che tutta la fenomenologia paranormale non è legata alla parte biologica dell'uomo, ma soprattutto alla sua parte psichica, mente, anima, spirito, o comunque si voglia intendere. Nonostante il meticoloso lavoro di ricercatore e compilatore lo impegnasse molto, non trascurò la sperimentazione, partecipando a una serie di sedute medianiche organizzate da un circolo culturale genovese all'epoca molto noto, il Circolo Minerva. Importanti furono le sedute con Eusapia Paladino, ma lo furono molto di più quelle tenute a Millesimo, vicino a Savona, in casa del marchese Centurione Scotto, dove si verificava il fenomeno della voce diretta. Ernesto Bozzano, nella sua qualità di direttore delle sedute, scrisse in merito a questi fenomeni dettagliate relazioni sulla rivista Luce e Ombra, che furono poi raccolte in un libro. Alla morte di Ernesto Bozzano, Gastone De Boni venne in possesso di una ricca raccolta documentaria che ampliò e aggiornò.
È merito di Gastone De Boni se la biblioteca ha potuto conservarsi fino ad oggi e raggiungere le dimensioni odierne. Ed è ancora grazie a lui che diverse opere monografiche di Bozzano sono state pubblicate, molte delle quali sconosciute al pubblico italiano. Nel 1899 si fondò a Genova, per iniziativa del Bozzano e di Benzano, il Circolo Scientifico Minerva, che ebbe per presidente Luigi Arnaldo Vassallo, che con lo pseudonimo Gandolin era direttore del secolo XIX. Frattanto pubblicò Lo spiritismo di fronte alla scienza nel 1901, Ipotesi spiritica e teoriche scientifiche nel 1903, Dei casi di identificazione spiritica nel 1909, e dal 1906 cominciò l'assidua collaborazione alla rivista Luce e Ombra. Nel 1922, trasferitosi a Savona, intensificò ancora gli studi di metapsichica. Sulla base dell'enorme materiale di testimonianze raccolte e schedate secondo le varie categorie di fenomeni cui si riferivano, venne così elaborando suggestive teorie ed ipotesi. Negli Enigmi della psicometria del 1921, affrontando il problema degli oggetti che da intermediari medianici rivelano ai sensitivi situazioni di vita passata, trasmettendo le emanazioni che avrebbero ricettato, Bozzano portò in causa le proprietà dell'etere, nel quale convergerebbero le vibrazioni emananti da tutte le attività dell'universo, e col quale il sensitivo entrerebbe, per il tramite di un oggetto carico di fluido, in rapporto telestesico. Nell'etere, addirittura, si esplicherebbe l'immanenza della divinità, al cui attributo dell'onniscienza equivarrebbero la totalità e la compresenza delle vibrazioni universali. Seguì la pubblicazione di musica trascendentale, dei fenomeni di telechinesia, i rapporti con eventi di morte, animali e manifestazioni metapsichiche, in cui ampliò una monografia precedente. Con la difesa dello spiritismo scese in campo contro René Soudr, che aveva inteso compiere una demolizione di tale dottrina nella sua introduzione alla metapsichica umana. Allo studioso francese che aveva riportato i fenomeni spiritici sul terreno dell'animismo, considerandoli cioè come emergenti dal subconsciente dei viventi, il Bozzano contrappose una concezione di continuità a stadi salienti tra animismo e spiritismo. Nel primo agirebbero le facoltà spirituali preformate allo stato latente nella subconscienza umana, mentre nel secondo le stesse facoltà si esprimerebbero potenziate e come liberate dopo la crisi della morte. Nella stessa opera si critica il concetto di Richet della gestazione di un sesto senso caratterizzato da facoltà medianiche, in quanto queste utilizzano semmai i sensi esistenti e comunque dipendono da una personalità integrale subcosciente, autonoma da qualsiasi ingerenza funzionale. Ai lunghi studi, alla continua informazione e al fervore della polemica seguì un'esperienza che corroborò la sua fede spiritistica: la partecipazione alle sedute del Castello di Millesimo, attorno alla personalità medianica del marchese Centurione Scotto, nell'agosto 1927 e nel luglio e agosto 1928, con le quali si ottennero in Italia le prime manifestazioni di voce diretta. Appunto nel volume Le prime manifestazioni della voce diretta in Italia, il Bozzano illustrò nei particolari la straordinaria esperienza, sostenendo che si erano effettivamente verificate, in speciali condizioni d'ambiente e con potenti medium, vibrazioni foniche provenienti da spiriti di defunti, senza estrinsecazione da parte dei comuni organi fisiologici, specialmente ancora contro le tesi delle personificazioni subconscienti, secondo cui si manifesterebbero nelle sedute spiritiche solo personificazioni effimere o mistificazioni onirico-sonnamboliche della subconscienza. All'esperienza della voce diretta si aggiunse, nello stesso ciclo di sperimentazione, quella dei fenomeni di premonizione e di asporto, questi ultimi, secondo lui, dovuti a rapidissimi processi di disintegrazione e reintegrazione molecolare. Pubblicò contemporaneamente Precognizioni, Premonizioni, Profezie, in cui tra l'altro tornò sull'idea della complementarità tra animismo e spiritismo,
Seguì un'altra opera polemica intitolata di alcune varietà teoricamente interessanti di casi di identificazione spiritica nel 1930, in cui con indubbio estremismo rivendicò per i suoi studi ed esperienza sulle manifestazioni dei defunti un grado di certezza razionale equivalente e in molti casi superiore a tutti i dati di certezza teorica posti legittimamente a fondamento di qualsiasi branca dello scibile, salvo le matematiche. Nella stessa opera confutò l'ipotesi del James del serbatoio cosmico delle memorie individuali, al quale avrebbero accesso i medium. L'ipotesi, a ben guardare, avrebbe potuto facilmente conciliarsi con la sua teoria della ricezione eterica delle vibrazioni passate, già sostenuta negli enigmi della psicometria, ma il Bozzano, nel combatterla, si appellò a quelle particolari manifestazioni metapsichiche, quali le premonizioni, in cui il defunto dimostrerebbe una consapevolezza relativa al presente e al futuro, tale cioè da oltrepassare il concetto di una memoria immessa nel serbatoio cosmico durante la vita e successivamente attinta dal medium. Raggiunse così la fama di uno tra i massimi cultori della scienza metapsichica, fama diffusa in molti paesi per le numerose traduzioni delle sue opere in inglese, tedesco, francese, spagnolo, romeno, greco, serbo. Esauritesi in parte le sue possibilità di lavoro per la sua tarda età, le condizioni di salute, la cessazione della rivista Luce e Ombra e l'interruzione della corrispondenza scientifica con l'estero in seguito allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il suo discepolo, Gastone De Boni, oltre a continuare l'opera col suo personale lavoro, provvide alla raccolta e all'ulteriore diffusione di vecchi scritti del Bozzano, ampliati e arricchiti in qualità. Uscì in tal modo, a Verona nel 1941, il volume Popoli primitivi e manifestazioni supernormali. A esso seguirono postumi da mente a mente, comunicazioni medianiche fra viventi e la riedizione di letteratura d'oltretomba e dei fenomeni di trasfigurazione. Il Bozzano, divenuto frattanto presidente dell'Associazione tra gli spiritisti italiani in Genova, morì in questa città il 24 giugno del 1943. Al di sopra del suo grande impegno di erudito e delle ipotesi e teorie particolari da lui formulate, il significato complessivo della sua posizione nella cultura italiana sta, secondo il De Boni, nell'elaborazione di un neorazionalismo spiritualista, nel senso che, attraverso una conoscenza scientifica e razionale del supernormale, egli intendeva pervenire a dimostrare l'intrinseca spiritualità dell'uomo e la sua conseguente sopravvivenza alla morte corporale, avviando con ciò il pensiero laico verso una peculiare concezione religiosa. Se non che in questo cammino impervio, attraverso una zona eccezionalmente marginale della realtà, egli presunse di poter incedere con la stessa sicurezza conoscitiva con la quale si incede tra fenomeni normali di ordinaria e universale constatazione. A fondamento di una tale credibilità, egli pose il gran numero di testimonianze raccolte circa le manifestazioni supernormali. La sua opera, estesa e sotto altri punti di vista attenta, desta tuttora, a parte la devota stima dei discepoli, rispetto e cautela di critiche negli studiosi anche se non consenzienti con le sue conclusioni, né in generale si riscontrano negli interventi dei più radicali avversari dello spiritismo, tendenti a precipitare la dottrina nel ridicolo e nell'assurdo, critiche dirette o discussioni sull'opera di Ernesto Bozzano.